Verebar, temevo, scrive Cicerone ad Attico, ut me littere redderentur, che la mia lettera non ti venisse recapitata. I verbi di timore come timeo, metuo, vereor, temo, e le espressioni equivalenti come timorest, metus est, c'è paura, periculum est, c'è pericolo, reggono una completiva volitiva con il verbo al congiuntivo. Fin qui niente di particolare. La particolarità sta nell'uso delle congiunzioni che le introducono. Su questo, infatti, il latino si discosta dall'italiano. Se ritorniamo alla scena da cui siamo partiti, possiamo notare che abbiamo tradotto la congiunzione ut con l'italiano che non. Verebar, temevo, ut me littere redderentur, che la mia lettera non ti venisse recapitata. Il latino usa la congiunzione ut seguita dal verbo al modo congiuntivo quando si teme che non accada un fatto che invece si desidera. Cicerone ovviamente vuole che la sua lettera sia recapitata ad Attico, ma teme che ciò non si sia verificato. Traduciamo ut, in questo caso, con la congiunzione che seguita dalla negazione non. Invece di ut, Cicerone avrebbe potuto usare la doppia negazione né non con lo stesso significato. Verebar, temevo, ne me littere non redderentur, che la mia lettera non ti fosse recapitata. La traduzione è la stessa.